Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo per raccontarvi quanto scriveva Padre Pio ai suoi carissimi figliuoli. L'epistolario numero 4 ci racconta attraverso le lettere collettive una serie di lettere che sono indirizzate a diverse persone. Beh, c'è una lettera in particolar modo che riguarda i carissimi figliuoli. Questi carissimi figliuoli potremmo essere proprio noi oggi, perché è una lettera estremamente attuale. Fa riferimento ad una vera e propria direzione spirituale, come se oggi noi ascoltassimo Padre Pio parlare attraverso la sua lettera. Ecco, ci dice: principalmente dovete insistere sulla base della giustizia cristiana e sul fondamento della bontà, sulla virtù che esplicitamente vi è proposta a modello, voglio dire, scrive Padre Pio, l'umiltà, umiltà interna ed esterna, ma più interna che esterna, più sentita che mostrata, più profonda che visibile. Stimatevi quale siete in verità: un nulla, una miseria, una debolezza, una fonte di perversità senza limiti ed attenuanti, capaci di convertire il bene in male, di attribuirvi il bene e giustificarvi il male nel male, e per amore dello stesso male di disprezzare il sommo bene, scrive Padre Pio. E poi termina: o figliuoli, con questa persuasione fissa nella mente voi, e le enumera: non vi compiacerete mai di voi stessi, per qualunque bene possiate in voi scorgere. Non vi lamenterete mai delle offese da qualunque parte vi vengano fatte. Scuserete tutti con la carità cristiana. Gemerete sempre come poveri dinanzi a Dio. Non vi meraviglierete affatto delle vostre debolezze. Mai, riconoscendovi per ciò che siete, arrossirete della vostra incostanza ed infedeltà a Dio, ed in Lui confiderete, abbassandovi tranquillamente nelle braccia del Padre Celeste. E poi ancora, termine Padre Pio, non vi esalterete punto nelle virtù, ma ripartendo in tutto da Dio, siate solleciti a dare a Lui l'onore e la gloria. E poi, infine, non intraprenderete nessuna azione, anche la più indifferente, la più bassa, senza prima averla indirizzata a Dio.